Ciao ciao amici, benvenuti, bentornati qua sul mio canale. Sono sempre il Carletto pazzo euforico come sempre, perché faccio le recensioni dei miei giocattoli, giocattolini, action figure, robot, tutto quello che è il mondo che io adoro, tratto da videogiochi o da anime. E quest'oggi vediamo delle figure tratte da un videogioco. Bravo, con me mi ero dimenticato di farvi salutare dal... Da me, la Raff, ciao a tutti ragazzi. E qua di che cosa stiamo parlando? Di Metal Slug. Guardatelo qua, questo Metal Slug, lo vedete giusto? Sì, dovrebbe essere giusto. Vabbè, giusto. Cos'è? Un mini set da 4 soldi che però è carinissimo. Perché? Perché all'interno troviamo 4 mezzi, vedete? 4 mezzi di Metal Slug del nostro amato videogioco coin op da bar, possiamo dire così, dove ci abbiamo speso tanti soldini, che però ci ha divertito veramente un sacco. Era di casa SNK, quindi Neo Geo, ecco, vedete, è anche afferrato il nostro amico Raffa, ma lo troviamo anche su queste Pandora Box, che sono le console che un giorno forse inizieremo a fare cose di cartoni anche se degli anime che troviamo dentro queste console qua. Vi farò vedere un po' di cose, ma avanti nel tempo. È un progetto lungo che dovete sostenerlo facendo, mettendo like ai video, iscrivendovi al canale e via dicendo. Bella, sapete che noi sempre allegri. Allora vi facciamo vedere questo box che si apre così, vedete, un momento allegro che cala impazzito oggi. E all'interno troviamo 4 mini box. Vedete, adesso cadrà tutto, no? Sicuro. Vedete, questi 4 mini box contenente i nostri 4 veicoli. Quindi adesso cosa facciamo? Nel dettaglio, è poca roba perché costa veramente poca roba questo set qua, vi facciamo vedere esattamente uno per uno i 4 veicoli dal mondo di Metal Slug che troviamo in questo box. Dai, vediamoli. Eccoli qua ragazzi, i 4 veicoli che troviamo all'interno dei 4 box, che stanno tutti all'interno dell'unico box. Ma guardate che figata, adesso li vedremo, guardate, guardate come partono a razzo. Sono tutti motorizzati ragazzi, con la molla. Sono troppo carini ragazzi, adesso ve li faccio vedere uno a uno. Ma perché l'elicottero l'ho lasciato lì in disparte? Perché sono andato ad aprirlo, mi si è staccata, maledizione, dovrò incollarla l'elica. Però anche lui, vedete, è motorizzato, vedete, va anche senza elica, anzi non va. Ah, questo gira, hai visto? Questo gira. Hai visto come l'elicottero è fatto apposta? Guarda! Che figata, guarda! C'è il freno! C'è il freno, l'ha fatto apposta, ragazzi! Questo è carinissimo, non l'avevo visto. Comunque, allora, guardate come sono fatti. Qua ovviamente andava l'elica che mi si è rotta. Vediamo se riesco a farlo ipotizzare in qualche modo, in qualche maniera, così, vabbè, dai, qua c'è l'elica. Comunque guardate come sono carini, fatti veramente bene. Questo è tra l'altro un po' sporco, ma qua il budget è veramente basso. SNK, vedete, le mitragliette qua sui lati, vedete la parte dell'elicottero che qua purtroppo adesso dovrò incollarlo se è staccata l'elica. Però tutto sommato carini, rapporto sempre qualità prezzo. Poi guardate questo caro armatino qua, guardate le due marmitte, guardate le mitragliette dietro, guardate il dettaglio, per essere cose da 4 soldi c'è, perché guardate qua, potevano non fare tante cose, invece le hanno fatte. Anche qua SNK, anche qua la rotellina sotto i cingoli, guardate, sono carini, secondo me sono carini. Andiamo a vedere il caccia, guardate anche lui con le mitragliette, i missili, guardate, fatto veramente benino. Forse proprio l'elicottero che mi si è rotto, quello curato meno perché è anche tutto sporco. Però stiamo parlando di un set di 4 veicoli che gira sui 25-30 euro, quindi siamo nell'ordine degli 7-8 euro a figure, che essendo motorizzata ci sta dentro e le possiamo prendere. Andiamo a vedere l'ultimo carro armato, guardate che carino. Che poi sbaglio, sono tutti i veicoli Metal Slug 3, no? Questi sono tutti, sì, di Metal Slug dei boss, sai che questa cosa qua non me la ricordo. Guardate come sono carini, come sono carini, fatti veramente veramente bene. Hanno avuto questa idea
di fargli la parte delle rotelline sotto molto molto simpatica. Dai, vediamoli insieme girare un secondo solo e poi concludiamo. Eccoli qua ragazzi, questi sono i nostri quattro veicoli. Ho preso questi qua, ma ne stanno uscendo anche altri ragazzi, e poi alla fine vedremo insieme alle figure che avete visto e alle altre che mi devono ancora arrivare. Poi vi farò vedere la mia collezione di Metal Slug, che è veramente carina. Ci sono anche le figure dei personaggi. Poi dopo pian pianino sul canale col tempo vi farò vedere le varie cose. Queste qua sono figure che non hanno pretese, ragazzi, perché sono figure da 5-6 euro l'una, quindi diciamo che sono carini, no? Sì, d'altronde poi rappresentano i cosiddetti boss Ma di tu sei sicuro livello. di questa cosa che la stai Sì. continuando a dire? Raffaele è convinto che siano i boss, invece io non sono convinto di questa cosa Nei boss qua. fine livello, basta guardare il grammato quello con la X sopra. Era il primo nemico che incontrai a fine primo livello. Sei A Metal sicuro? Slug 3. Ma Certo. Questo mi è il dissocio da questa veicolo. cosa Questo è il perché. veicolo di Metal Slug, ossia che usavano loro. Ma questi qua, l'aereo, il carro, Ma l'elicottero, no, penso. sì. Comunque dai, Ragazzi, nei commenti, chi se lo ricorda, me lo se scrivesse. scrivete nei commenti se vi ricordate la cosa, proprio a cosa sono associate nella parte del videogioco, perché noi non ce la ricordiamo più, i quattro veicoli, Ma e guarda, io me lo ribadisco che è ricordo. veramente carina anche il fatto di queste rotelline che hanno messo sotto, che ci permettono. Poi come, un po' come le sorpresine, quella Kinder. Kinder, le rotelline, però fatte veramente bene perché viaggiano a manetta. Gli facciamo fare un salto, un volo acrobatico all'aereo. Sì, con la Vediamo, palla di vediamo piano. cosa succede. Carichiamolo. Sì, No, non boom. fa niente. Facciamolo saltare nel vuoto. No, no, non salta nel vuoto. Eccolo, è andato, dai, andiamo a concludere. Offerta per voi, gratis. Concludiamo questa offerta, ragazzi. Offerta per voi. Quale dei veicoli volete? L'elicottero senza elica? Perché, come vi ho fatto vedere, si è staccata. Dai, loro tutto sommato sono carinissimi. Guardate che belli i nostri veicoli di Metal Slug. Costano veramente, veramente, veramente poco. Guardate, telepromozione, televendita. Quale volete? Questo, quest'altro? Vai, che Carlo te li regala tutti. Sono indistruttibili e unici per il loro genere. Guardate che spettacolo! Indistruttibili. Ma guarda, Indistruttibili, si è appena aperto appena uno, aperto l'elicottero ha uno, perso già l'elica, quindi quindi altro che indistruttibile. Dai, comunque loro per il prezzo che costano sono carini, ne vale la pena perché 25 euro, sì, 30 ragazzi. euro, ragazzi, è una cifra che si può spendere. Hanno queste rotelline che mi sto divertendo come un bimbo. Guardate come viaggiano. Ecco, Altro che sconto per capitani. le mini 4WD, guarda, quella aveva ancora la carica. Oh, minchia, sentite al massimo, vediamo, guardiamolo passare qua, Sì, vediamo la sì. velocità. Boom, a Minchia, oh terra. ragazzi, però viaggiano, hanno una carica incredibile. Guarda, questa. Dai, ci Poi divertiamo, l'elicottero che dai. gira su se stesso. L'elicottero che gira su se stesso, guardate qua. Rivediamolo da più vicino. Sì, da più vicino, lo stesso punto di prima, sono un po' No, più al comunque, centro. dai, ci sta perché guardate che potenza. Il caccia è quello che va più di tutti. Dai, alla prossima recensione. No, che succede? Che succede? Suona il telefono, ma noi non rifacciamo mai niente perché prima vi dobbiamo salutare. Mi Allora, raccomando, ragazzi, ciao a tutti, però come al solito, like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi bravo. al canale Iscrivetevi e al soprattutto canale attivate la campanellina. e attivate la campanellina che vi arrivano le notifiche di questo pazzo che fa le sue Appunto, sto pazze pazzo, vedi? recensioni. Ciao Noi ci vediamo ragazzi, alla alla prossima. Ciao, prossima! ciao, ciao, ciao.